Eccoci qui, bene, come molti di voi avranno seguito, oggi il nostro Santo Padre era a Firenze nel pomeriggio in piazza per una messa, una visita alla città, perché mancava da tanti anni un Papa a Firenze. Grazie Fulvio, mi stai dando l'atmosfera giusta. Bene, noi come sapete abbiamo una linea diretta con Papa Francesco e vediamo se ha già terminato tutto, è già di ritorno o se è ancora impegnato. Papa Francesco, ci sei? Ma che bella canzone che mi avete messo sotto fuoco. Ringrazio Fulvio, queste accortezze sempre per lei, e ogni volta che sentiamo la sua voce qui la redazione si rianima. Caro Giorgio, come stai? Io sono estasiato che mi permette di chiamarti anche questa sera, no? Siamo noi, Santo Padre. Com'è andata oggi la visita a Firenze? È andata bene, infatti sto tornando da Firenze, no? Adesso proprio siamo in viaggio, sì. Dove oggi a Firenze sono venuto a portare la palabra, la parola del Signore, no? Si è da poco anche conclusa la messa e stiamo rientrando in Santa Sede. Oh, bene, bene, stanco? Sono molto stanco, perché ormai la mia età, i viaggi sono intensi, sono ritmi difficili da sostenere. Però le confesso, caro Giorgio, che oggi ero tentato, davanti a una bella folla come quella di Firenze, di fare ancora una volta il lancio sulla folla, no? No, questo no. Anche perché sbaglio, in questi giorni è scivolato e ha rischiato di farsi del male. Esattamente, ho evitato di fare il lancio sulla folla proprio perché sono ancora impaurito della caduta che ho fatto. Ma tu sai cosa è successo? Hai visto su YouTube, no? Ci stanno tutti i filmati del Papa che è caduto. Sì? Purtroppo è successo che per colpa tua, no Giorgio? Colpa tua, sai? Perché? Che è successo? Ma perché per colpa mia? No? Perché è colpa tua, perché ho provato il pirlo questa settimana, ho bevuto il pirlo e mi è ancora in corpo, non mi è passato l'effetto. Ma sì, ma perché è il primo è sempre un attimino, come dire, ci dobbiamo abituare il fegato, il fisico, ma poi guardi che scivola giù, che è una meraviglia, eh? E infatti io sono scivolato giù per terra, infatti. vabbè, e comunque caro Giorgio, Sì. Io sto provando la mia nuova omelia, no? Col mio coautore che mi scrive le omelie, che è qua con me, no? Tu lo conosci, si chiama Max. Te lo passo. Sì, vediamo. Pronto, Max? Sì, pronto, Giorgio Zanetti. Ciao, sono Max Pezzali. Ciao Max, come stai? Va bene, stavo appunto preparando la nuova omelia di Francesco. Se sei d'accordo, ce la possiamo ascoltare. Vado? Sì, vai Max, sentiamola. Stessa storia, stesso posto, stesso. Stessa gente? Stessa gente che viene dentro e consuma e poi fa? Non lo so che faccio qui. Esco un po' e vedo i fari dell'auto che mi guardano, sembrano che cerchiamo noi. Gli anni d'oro dei grandi Real, gli anni dei Pides e dei Ralph Mar, non pronto? Sì, pronto, lo sento. Ma che ci fa Max Pezzali con lei? Giorgio, ti è piaciuta la nostra omelia? È toccante, ma non sapevo che lei fosse amico anche di Max Pezzali. Io sono amico dei tanti cantanti, tanti personaggi, e nel corso della trasmissione Ma molto bene, e mi fa piacere che Max Pezzali sia con lei, perché è davvero un bravo ragazzo, ho avuto modo di conoscerlo negli anni, è una persona che merita davvero, è una persona buona d'animo, come giusto che si sia. Esattamente. Caro Giorgio, te volevo domandare com'è andato il tuo spettacolo questo fine settimana, no? Ti sei esibito? Mi sono esibito, è andato tutto bene, tutto filato liscio e devo dire, sono davvero contento perché lei mi ha fatto questa grande sorpresa del collegamento telefonico sabato in diretta. Esattamente, in teatro. È stato bellissimo, una meraviglia davvero. Tu lo sai, mentre ti ho chiamato stavo a Brescia, no? Tu lo sai? Lo so che lei mi sfugge, lei arriva a Brescia senza dire mai niente a noi. È stato questa fine settimana, sotto suggerimento sono stato a Brescia per un aperitivo, no? Sono stato nella piazza di Arnaldo, dove c'è sta la movida bresciana, dove ci stanno tutti i giovani, no? Sì, perché a me piace stare in mezzo ai giovani, no? Sì, ma come ha fatto a mascherarsi nella folla? Non ho capito, i ragazzi l'avranno riconosciuta, voglio infatti dire. Non te nascondo, Giorgio, che ho qualche difficoltà, l'ho incontrata. Per prima cosa
appena arrivato ho fatto fatica a trovare il parcheggio, no? Per fortuna che ho domandato a un vigile dove potevo parcheggiare la macchina. Ovviamente non sono venuto con la papa mobile, se no da fare l'occhio. Direi. E sono venuto con una macchina che in Piazza Arnaldo passa inosservata, no? E che sarebbe? Un Hammer, sono venuto con un Hammer Limousine. Con un Hammer, ma chi ha prestato l'Hammer? Esattamente, un Hammer Limousine. Insomma, stavo dicendo, no? Sì. Ho visto questo vice dove potevo parcheggiare e mi avevano di metterla tranquillamente in seconda fila con le quattro frecce accese, che è una cosa normale di la freccia. Oh, vabbè, ma probabilmente avranno avuto un occhio di riguardo. Insomma, lei è lei, Santa Bada, quando arriva lei a Brescia è sempre festa. Esatto, poi ovviamente, Giorgio, come tu sai, quando io mi mischio tra la folla e la scena comune devo travestirmi, altrimenti mi riconoscono e chiedono tutti di fare i sessi col papa tecnologico, no? Infatti, e mi dica da cosa si è travestito stavolta in Piazza Arnaldo? Mi sono travestito di ausiliario del traffico, no? Da ausiliario del traffico? Certo, mi sono messo la pela pettorina scialla, ho scritto agente accertatore. Ho iniziato a girare tra la gente in cerca di un bar per provare appunto il famoso pirlo che tu mi hai consigliato, sì, no? Sì, infatti. Però non ho capito come mai, non appena la gente mi vedeva iniziava a scappare, tutti si alzavano dalla sedia, dal tavolino dove stavano facendo l'aperitivo e correvano tutti nel parcheggio, non lo so, forse si sono scordati di spegnere il fare, lasciato i parecchi della macchina, non lo so. No, probabilmente c'erano parecchie auto in seconda fila, ecco perché il motivo era questo, è il tipo di travestimento. Comunque, caro Giorgio, è stata una bella serata. Mi fa piacere. Ho conosciuto un bravo ragazzo di colore, un ragazzo africano, sì? Che mi voleva vendere i braccialetti, no? I CD masterizzati, si chiama Oba Oba. Ci siamo scambiati il numero del cellulare e siamo diventati amici. Ma che bello, ma fantastico. Esatto. La fratellanza innanzitutto. Però, caro mio Giorgio, la mia visita a Brescia non si è limitata a Piazzale Arnaldo, comunque sono stato anche in visita alle carceri, alle prigioni, no? Ah, sì? Alle prigioni del Canton Mombello, certo, per portare la mia preghiera a tutti i detenuti, no? Bella per cosa, aiutarli a trovare la redenzione e a pentirsi dei loro peccati. Sì? Solo che dentro il carcere io non sapevo che nel refettorio si stava svolgendo il karaoke con Graziano Bini. Anche lì Graziano è arrivato! E alla fine siamo finiti tutti a cantare Io Vagabondo, tutti abbracciati con le guardie carcerarie, con gli accendini accesi. Ma che bello! Momenti. Ma che giornata meravigliosa! Sì, esattamente. Poi la sera mi hanno portato a mangiare la pizza e il castello, che è il castello di Brescia. Grande, devo grande. Dire, caro Giorgio Sanneri, che a Brescia avete un castello veramente bellissimo. È orgoglio della nostra città il castello. Una fortezza affascinante. Mi è piaciuta molto anche la strada che porta sul castello, non la salita. Sì? Come siete fortunati, chissà quando nevica. Quella discesa come sarà piena di neve, potete sciare senza pagare il ski pass, no? Insomma, più o meno, insomma, ci sono delle curve abbastanza gomito comunque, eh? Posso venire quando neviga, fare una sciatina giù dal castello di Brescia? Assolutamente sì, faremo un salto anche su in Maddalena magari, lei deve conoscere il monte della città che è bellissimo, eh? E questa Maddalena chi è, una signora? No, è un monte, è in onore alla Maddalena del nostro Gesù, insomma. Ho capito, me la farai conoscere, no? Sì. Sì, va bene, okay. Va bene. Benissimo. Però, come tu sai, è giunto il momento di salutarti. Sì, ok. Perché qui in Santa Sede teniamo la serata recreativa oggi, sì, no? Già. E stasera ci aspettano le prove per il Capodanno. Ci stiamo portando avanti, no? Ah, ma provate la messa, il discorso di fine anno, Santo Padre? No, dobbiamo fare le prove per il trenino di Capodanno, dobbiamo provare. Ovviamente il Papa è stato avanti, no? Io sono il capotreno, dietro ci stanno tutti i cardinali. Senti che, aspetta che ti faccio sentire, sì? Che stanno facendo le prove, aspetta, senti che robe. Sta già facendo le prove, ma manca ancora un mese e mezzo. Forza, le mani sulle spalle, cardinali, mi raccomando, girate a destra. Attenzione dietro il tavolo, non vi pigliate in parte, attenzione. Carosciosa, hai sentito che ritmo? Oh, ma bellissimo, è bello sapere che c'è tutta questa gioia lì. Per noi è veramente
il cuore pieno, pieno di gioia per ogni sua testimonianza. Bene, Papa Francesco, noi veramente, come ogni volta, la ringraziamo, le siamo devoti per la sua testimonianza. E le ringrazio. Cioè, prima di salutarti, ti volevo fare una domanda. Sì. Io ti volevo chiedere, tu sei stato volontario entro il WWF, no? Sì, sì. Perché ho sentito il titolo della tua trasmissione, non sparate all'armadillo, tu sei per la salvaguardia degli animali, assolutamente, no? Certo. E quindi ti faccio i miei complimenti e ti mando un caloroso abbraccio per questa causa che porti avanti. Grazie, grazie Papa Francesco. Noi naturalmente ci sentiremo quanto prima. Mi fa piacere che abbia provato il nostro Pirlo e che abbia visto il castello e Piazza Arnaldo. Prossima tappa... Scusa un attimo, Giorgio, una cosa, perché siamo arrivati a... Aspetta che... Siamo arrivati all'autogrill, non teniamo le monetine per pagare l'autostrada, siamo da ritorno da Firenze, aspetta, ordinare le 10-5, perfetto, perfetto, non teniamo manco il telepass. Scusa, Giorgio, scusa, distrazione. Ho pagato con le monetine. Va bene, Papa Francesco, la lascio al conteggio con non si faccia riconoscere, altrimenti chiedono selfie anche al casello autostradale. D'accordo? Esattamente, poi facciamo l'ingorgo. Ti saluto, caro Giorgio. Grazie ancora, Papa presto. Francesco, sempre suo e devoto, sempre. Un abbraccio del Papa, un abbraccio del Papa a tutta la Radio Brescia. Grazie, grazie, grazie.